Amici sportivi, buongiorno dallo stadio Ricci di Reggio Emilia, sesta giornata del campionato femminile, la nostra Roma di Alessandro Spugna che si appresta tra quattro giorni a debuttare nella fase a gironi della Champions League, oggi deve affrontare invece in campionato il Sassuolo. Il cross in mezzo, il colpo di testa di Wenninger che questa volta è arrivato, ha sfruttato la sua altezza. Grezzi prova a verticalizzare per Giacinti all'interno del rigore, viene fermata, non riesce a trovare soluzione, poi pallone che termina fuori con la conclusione di Paloma Lazzaro. Ancora un tentativo lungo, attenzione a questa palla in verticale per Goldoni che poi cerca la conclusione. Adesso Finangeri, il destro lungo, il colpo di testa da allontanare di Sertorini, palla che rimane al limite, la conclusione pericolosissima, forse la più pericolosa del primo tempo. Cinotti, attenzione però perché all'interno del rigore il dribbling da parte di Cinotti, la mette e arriva l'occasione anche per la Roma. Velocizza l'azione, adesso Gionna prende spazio centralmente, Gionna, grande azione, ancora Gionna, può toccare per Manuela Giuliano che calcia, non c'è possibilità di andare al tiro, adesso vediamo un po' se Roma riesce a girarsi all'interno dell'area di rigore, lo fa ancora Gionna. Ancora il pallone per Greggi che guarda in mezzo, il cross, secondo palo, il colpo di testa e palla che termina fuori. Ora Giuliano, la Roma sembra crescere in questo momento, Giuliano porta palla fino al limite, Andressa, la conclusione, il palo interno, poi ancora Andressa fuori. Verso Gionna che si sistema il pallone sul sinistro, il cross, c'è una deviazione sul secondo palo, era arrivata Giacinti. È un assedio della Roma, il tentativo di Andres, la deviazione e palla che termina ancora fuori. Greggi prova a mettere l'ennesimo pallone, Andres lo alza per Giacinti che non trova il tempo di andare a calciare, poi viene anche ammonita. Non c'è spazio per il cross, ancora Ov, ubriaca Novak, Ov adesso la può mettere, palla in mezzo con la conclusione di Lyon e poi la conclusione di Giacinti, il gol della Roma proprio al 92esimo, la girata di Bartoli, è stata Elisa Bartoli a metterla dentro. Il rinvio lunghissimo. Sta dando ancora recupero il direttore di gara, ma la Roma la vince grazie al gol al minuto 92 di Elisa Bartoli che risolve una mischia all'interno del rigore e soprattutto regala tre punti importantissimi a Roma